yeah! Oh, man. What the hell is that? Oh, shit! That blew up real quick. Delta Squad forming up. Bene, partiamo la live, eccoci qua. Salve ragazzi, eccoci qua, sono con Gribus, Rex e B e siamo su Left 4 Dead 2. Dobbiamo continuare Left 4 Dead 2, sì, mo accetto Left 4 Dead 2. Allora, più ne ha, più ne abbia. Eccoci qua, partiamo subito, pombre. E... comunque è fantastico, cioè mi stavo preparando mentalmente Rex prima, quando stavo per stasera. Ero là in una parte completamente dispersa, tipo della città, me la sono fatta tutta a piedi, proprio con la musica motivazionale del tipo adesso torno. Hi, the last... ah no, Tiger. Perché hai immaginato la musica? Bella. No, che io... era, aspetta, che film era già quella lì? Forse è Karate Kid. Uno dei Rocky, forse. No, Rocky no. Forse Rocky, giusto. No, Karate Kid. Karate Kid, non è Rocky. Infatti dicevo, no, Rocky no. Rocky c'era Eye of the Tiger. Sì, I'm a Tiger. Bellissimo, cazzo. Sì. Canzone meravigliosa. Comunque, tornando a cose belle, ma avete visto, parlando di canzoni fighe, che fighe si fa per dire? Mi piace Elby, porco Giuda. Che è successo? Vabbè, sarai nei nostri pensieri. Ho dovuto scrivere per forza. Cazzo, che male. Porca. Ma così forte? Sto un po' faticando. È abbastanza, sì. Ho letteralmente faticato anche a mangiare stasera. Quindi... Cristo. Sì. Piace. Allora, cucire. Aia, porca puttana, mi sono morsicato la lingua. Sì, l'ho letto. Porca miseria. E adesso inizio a sentire veramente. Come le conseguenze. Come hai fatto a morsicarla così forte? Aperto la bocca, cacciata la lingua. Allora, non è fantastico come per tutta la vita non te la mordi mai. Poi a un certo punto il tuo corpo... Abbiamo sbagliato, è quell'altro. Questo l'abbiamo già fatto. Rex, già, sì, quella dopo. Sì, è vero. Questo sì. Andiamo quello dopo, allora. Sì, vediamo. quello dopo. No, ma gli zombie... Reloading! E andiamo quello dopo, essendo che stiamo approfittando di... Non è che questo, cioè che ci siamo, ma sì, siamo imbattibili, possiamo farli tutti. Com'era per premere? Ah, F1. F1, sì. Ma che palle, devo veramente utilizzare la partita. LOL, fai schifo! Allora, aspetta. Era quello dopo. Quindi, ma allora è l'ultimo, scusate. Sì, è l'ultimo. Infatti abbiamo bestemmiato in aramaico, bravo lì. Non mi ricordavo più. Minchia, è questo l'ultimo! Sì, amico mio. No, sì, cazzo. Sì. Orca concentrati, vi voglio. Voi sapete cose. Noi sappiamo cose. Le surprise molto presto anche tu. E bestemmierai in aramaico. Imparerai una nuova lingua. Conoscerai la paura. Vabbè, però, se è una nuova lingua in sostituzione della mia, va bene. No, la accompagna la tua, quella è... Però guarda il lato positivo, c'è un bel concerto rock dietro. Sì. Heavy metal. Ok. Oh, 442esimo battaglione d'assedio. No, non è questo, non me trovo. No, non è questo, sì che è questo. Okay. Ma scusa, non eravamo morti dentro... Ma non c'è la seconda pistola, porca, la paletta, porca. Ma c'è cosa fa? Delta, fai cura. Io sono già qui, che vuoi? Bacta now. Cosa fa? Why are we here? Not enough. Everybody sings a song, do that. Comunque volevo dire solo una cosa. Ma scusami, eravamo entrati dentro la... il coso degli amori, noi là eravamo, questo non è il nostro, questo è un altro. Ragazzi, decidiamoci un attimino, Delta, non avevamo finito col coso dell'amore? No, non l'abbiamo finito. Però ragione, effettivamente forse non eravamo arrivati qua. No, non siamo arrivati qua, questo è dopo. Ecco, ragazzi. Vedi, io l'avevo detto. Avevi ragione, ma io ho ascoltato il Delta e non avrei dovuto. Io lo dissi, ma nessuno mi ascoltò.
E adesso tocca ripremere F1 di nuovo. Guarda che ma scusa, quella non era un'altra parte. Sì, Delta Celtic in colpa doppiamente. E vabbè, ci sarà una tripla a breve, che ne so. L'esercito italiano ritiratosi da Caporetto a causa della codardia ignominiosa di certi di taluni Delta. Taluni Delta hanno vilmente votato per abbandonare la lobby. Ma io questo avevo detto che dovevamo fare quello là del coso dei piccioni che amori lì dentro. Ma che vuoi da me? Il bollettino dell'amico piemontese. Oh. Bene. Vabbè, perché effettivamente siamo andati un pelino avanti sul suo livello, proprio non siamo riusciti a finirlo. Quindi perché facciamo questo, troppo, ok. Qui, no, siamo tornati qui. Vabbè, facciamo questo. Ma ragazzi, questo era quello prima, quello prima, esatto. Va bene, ok, non fa niente. Che è successo? Mi uccide, perché glitchano, brutti bastardi. Ah, ma siamo della 501esima, che bello, sono della 501esima. Ma no, siamo di un quarto di cammino. Ma non mi interessa. Non mi interessa. Non è problema mio. Non è un problema mio. Non mi interessa, non è problema mio. Ma questi due uomini che si scucciavano, Nel 2008 ma siamo nel 2024. Non è Comeback Broke Mountain. No, Broke Mountain. Grievous ti sta seguendo uno zombie. ma perché anche quello di Broke Mountain? No, Broke Mountain. Ha messo tutto. Broke Mountain, giusto? Broke Mountain, non mi ricordo mai come si pronuncia. Brockback. Capito cos'è Brockback Mountain. Vabbè, comunque vieni spacchi la schiena. Brockback. No, Brockback, quella roba lì. E spacchi un'altra cosa. Aspetta, silenzio, ragazzi. Ragazzi. Ragazzi, silenzio un attimo. Ma sento Sara. Ciao Sara, sento una voce misteriosa in Oddio. Sara, siccome si dice Brokeback Mountain o Borrowback Mountain? Ma perché chiedi a Sara? Non lo so, magari uno no. Dice magari... Ma perché non senti mai tu? Ragazzi, avete preso la seconda pistola? Ciao, amore mio. Ciao. Avete presa? Avete sì, adesso il coltello. Sì. Il coltello. Ho capito il porcello. Il porcello. Hunter, ecco che cos'era che urlavo con pazzo, ma io beh, però ha fatto bene a prendere il gelto, perché se lo merita. Ma Sara, come si chiama quello dei sudomiti? Crocodile Mountain. Non lo so, ma perché la devi mettere in situazioni così? Il titolo è un lapsus. Ragazzi, quando sono io sono un cognitivo. No, in realtà c'è una brutta persona. È morto malissimo. Ma dove sono io, ragazzi? Sì, sente piange, vedi? Allora ho detto io che sento... Sì? Ma quindi cosa c'è? Brokeback Mountain o Borrock? Hai rotto il cazzo, il Borrock dei Bionicle! C'erano i Borrock con la testina... Perché? Ma perché, Dio? Non lo so, perché Rex Grievous è impazzito adesso? Brokeback Mountain! Ma non è Brokeback Mountain? Rex! Brokeback Mountain! Rex! Che succede? Ci sta un elefante rosa per la tua ragazza. Guarda che carino. Vuoi questo coso qua? Sì. Ah, ma lei non lo vede. Andiamo. È là in fondo. Ah, è coso là, sì, giusto. Eccolo. Ma che carino. Lo sapevo. Via. Oddio. Porco Giuda. Madonna, mi sono spaventato. Sapete che se stiamo fermi arrivano le cose brutte. Compu Cars. Che ansia. Sto sentendo qualcosa di molesto. Sento un elicottero. Aiuto. Sento un brutto elicottero. Il tuo nome è brutto anch'io. Tutta gente. Non arrivo. Che ringhia così. Sì, allora ho sentito. Oddio, è uscito il tank. Aia, madonna, come l'ha menata Grievous.
via, 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 scappa, 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 via. Vabbè, Grimus è morto. Non è fatto, non è fatto. Morto, 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 morto. È andato. No, non è che ancora è tempo. Aspetta, aspetta. Curati, curati veloce, curati veloce. Comunque hai ragione, hai ragione, perché qua c'era la witch, abbiamo staccato qui. Hai ragione, mi sono distratto, mi sono confuso. E che poi abbiamo fatto quella cosa disastrosa con la witch. Sì, è vero, hai ragione. Madonna, che disastro. Prima quando parlavate dell'ultima volta? Sì, sì. Qua, qua, infatti qua abbiamo staccato. Sì, non ricordo, eravate qua, sì. Ecco, ecco, ci fosse stata Sara. Che ridere, che risate, che lol. No, allora l'avevamo già fatto. Ah sì, perché io sono morto per tutto il tempo, sono rimasto morto. Giusto, è vero, ecco perché mi sono ricordato che non l'abbiamo fatto. Reloading. Ragazzi, c'è una witch. Allora vedi, vedi che sentivo piangere continuamente. Ragazzi, scusate. Ragazzi, qua da me, se qualcuno lo blocco libero, sono per libero. Se qualcuno mi aiutasse, sono più di farda. Sto parlando di zombie, che cosa ho fatto di lui? Sono... è qui davanti, è qui davanti. Ragazzi, spegnete le luci, spegnete immediatamente le luci. Ok. Guarda dove sta. Aiuto. Rex, 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 qui. Oh, porca puttana. No, aspettate, volevo dare un occhio in giro prima, se magari c'era qualcosa di utile. No, Grievous, sei dove c'è la witch, sei dove cazzo c'è la witch, stai attento, vieni qua. Io non la vedo. La vedo io da qua, dalla finestra. Dov'è? Vieni qua, Grievous, Rex, Rex. Brava, Ok, andata. No, vengo, raggiungiamo da qua. Guarda qua. Devo fare il giro da dentro il capannone. Vedi dov'è? Sta là. Ah, la vedo. Ragazzi, qualcuno l'ha molotov, ovvero? Sì, bravo. Ah, la una five bomb. Anch'io, però quella di quella witch serve a poco. Allora, aspetta, chi è così lontano? Chi è andato così lontano? Chi è così lontano? Chi è quello? Grievous, cazzo. Avete dei soldi che qua c'è la macchinetta delle bibite? Allora è scelto. No, dai, Grievous, vieni, forza. Oh, guarda, 99. Rex, per Grievous, per favore, non fare il giro. Dobbiamo salire qua sopra. Guarda qui. Salite qua sopra. No, allora non era. Sì, sì, no, no, allora... è giusto. Dobbiamo. E dove vai di qua? Delta, no? Sbagliato. Ah, è l'altro allora, maronna. Aspetta, qui no, abbiamo aperto qui. Aia le mie gambine. Rockback Mountain sul fienile. Madonna, mo c'è da. Ah, eccolo qua, Rex, era qua. Ha trovato la porta. Era qua, era dall'altra parte. E la mia gatta mi sta. Che vuoi, Lerina? Che vuoi rompere? Sento una cosa molesta. Aia, chi è che mi ha appena... Ah, ma è lui! Ah, il Brooklyn Back Mountain. Ah. Io tantissimo. Ha picchiato, per favore. Ok, ok, sul tetto. B? Sopra, qui sopra. Body, come si chiama? Oh. Adesso tutti hanno i pugnali, che sta moda di pugnali dei cloni. Allora, ok, siamo di nuovo qua. Ragazzi, forza. Via via che arriva l'orda, via che arriva l'orda. Siamo sui tetti. Appunto. Ho capito, loro non l'orda, ma l'orda. Dai, perché non prendi? Ragazzi, occhio alla witch e due, occhio alla sì, parte. Noi siamo a togliere un attimo qua. Aia, tutto stronzo, grazie. Aspetta, ma se io lancio la cosa qui, da qua... La locomot. La locomot di Levin, non butto nella luma. Se gli butto, la tendenza incendiaria, qua voi che sale, ci mette tempo. Ah sì, l'ammazzo io, guarda. Ma sei scemo, aspetta! Io dovevamo organizzarci, porco. Vabbè, un colpo. Fuoco. Ok. Grievous è scappato subito. Tanto avrebbe inseguito te. Sì, è vero. Ah, siamo quasi arrivati alla parte più pericolosa. Dobbiamo correre. Munizioni. Prendete munizioni, entriamo nella. Oh, bene. Sì, anch'io l'ho messo finendo. Male, infatti. Ragazzi, ma ricordate qua dovete correre, perché noi apriamo qui. Guarda. Oh, cazzo, sì, ok. B, come le montagne russe, praticamente. Oh, porca. Quando ci siete, io parto. Ditemi quando ci siete. Non so dove devo andare. Guarda qua, qui. Dobbiamo correre qui con tanta fuga. Tutti i cancelli, 3, 2, 1, via. I'm opening the gate.
In tristezza, ecco, arrivano già, madonna. Sta aprendo, muoversi, muoversi. Grievous, Grievous. Usiamone una sola però. Sì. La usi tu, io la fai io. Faccio io ancora. Dai, muoviti, Grievous. Perché se no lo spettiamo. Aia. Lancia quel coso fra poco. Aia, che è che mi sta sparando a morte? Delta, mi metti davanti. Scusami. Ah, ma ci stavo sparando, ci stavo sputando da dietro. Chi è che sta sputando? Vaffanculo. Che è successo? Grievous, allontanati. Sta per aprire tutto, sta per aprire tutto. Via, aperto. Via, 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 via. Corri, corri, corri. Grievous, tu corri e basta. No, 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 ignoro di quelli da dietro. Madonna. Avanzare, avanzare. Tira una pipe bomb, tira una pipe bomb fuori, giusto, momento giusto. Hunter, Hunter. Hunter. Oh no! Hunter, Hunter, Hunter. Oh, Delta, merda. No, merda. Non avevo. Ragazzi, tutti dentro, forza, tutti dentro. Ah, era da qua, era da qua. Delta dentro, dentro, forza. Chi è che mi sta sparando? Entrate, entrate. Tutti dentro. Vivi, chiudi una porta, forza. Delta. Ah, è lì, ecco dove eravate. Aspetta. Muoviti! E aspetta, oh basta, mi avete rotto. Ci possiamo curare? No. Ci curiamo adesso, tranquillo. Flawless victory. Madonna, no, mi sono era un bivio del cacchio, sono andato dall'altra parte, non l'avevo visto dove era, capì? Mi avevano sputato il l'acido in faccia, quindi avevo non l'avevo visto. Mamma mia. È stato divertente. Rifacciamo. Sempre per ultimo. Grandi cose. E ora il concerto. Ah, ora ha fatto sì. Più danni di io di Grievous, che lui ha tirato la moto. Ma perché io poi sono scappato via. Ok. Sì, è scappato lui, come l'ha lanciato è scappato. Allora, signori, curatevi e usiamo un po' di colpi dal cecchino, poi ho visto che non si fermava, ho detto che. I've never seen the Midnight Riders, but okay, let's try it. L'altro tasto. La 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 la. Magari no. Beh, cacchio, sì. Comunque siamo della aspetta, come li chiami tu, Grievous? La posta australiana. Sì, la il 91esimo. Sì, la 91esima, ecco. La sì, tu chiudi la porta. No. Ripeto questo. Controllo i bagni, eh. Ricordatevi la regola numero 4 per sopravvivere a zombie. Numero 3. Regola dell'amico di un bagnano. Controllo il bagno. Controllo. Amico di una donna non ci trovo. Madonna, ma ti sono arrivati là dentro, sono entrati. Ma che è? Si sono spottati tutti nel cesso. Ma infatti. Che sono letteralmente. Si sono generati dall'angolo. Oddio! Oh no, aia, aia! Basta, ma porca troia, ma dove cazzo sono arrivati? Ma Rex, hai preso il coso, hai preso la cosa. Il pilo là, come si chiama? Il coso. Pillolo. Lo sento, dov'è il chat? No! Aia! Sono andati tutti a puttane, scusa. Ma mi aveva afferrato mentre ero dentro il muro e poi mi ha rimollato, non mi ha fatto danno. No, la witch. Ancora nel gabinetto. No, è qui davanti. È vero, il bagno delle donne è già controllato, Chris. No, è qui davanti. È qui davanti. È qui davanti. No. È nel bagno del Brokeback Mountain. Hai rotto il cazzo di gioco che ti picchio. Oddio santo, ragazzi. Senta, se l'hai infastidito, ti infastidisco il cane. No, oddio, ma era lì, ragazzi, era! Che culo! Spegnete la torcia, ragazzi, spegnete tutti la torcia. Oddio! Arriva la gente brutta che esplode. Ma allora se sei... Allora, ragazzi, i casi sono due, non abbiamo un molotov. Io ho solo una bile di boomer. No, no. Grievous? No, no, fermo, fermo. Fermi. Delta, vai via. Delta, allontanati. No! Oh, Delta! Via, via! Aiuto, mi segue! Ma perché dovevi...
pagliaccio! Ma vaffanculo, Grievous! No, questo è un altro pagliaccio! Guardate il pagliaccio! No, non è arrivato, già è ritornato! Ma questa merda schifosa! Ma tanto! Ma io posso dire che Grievous l'ha svegliata e poi mi ha visto a me. Ah, ma tu mi hai rotto il coglione, ma non sono io, invece sì. Sì, Grievous gli è passato di là, si è alzata, mi ha visto a me. Ma io ti devo uccidere, ma non c'è trucca. Mi ha guardato malissimo adesso, ti avevo guardato. Sì, porca miseria. Ma oh, veramente non oh, hai rotto. Siamo arrivati. Siamo arrivati, è concerto. Allora, fermi tutti, non attivate niente. No, niente, applico l'eutanasia generale proprio. Allora, qui ci sono i medkit. Sono adrenalina, armi, tutto quello che volete. Sì, sì, sì. No, curiamoci e andiamo già alle basi del... Allora, spargete in giro un po' di fuochi d'artificio, che almeno se abbiamo bisogno li facciamo bruciare. Grievous, curati prima e prenditi un'altra cosa. A posto. Oh, mamma mia. No, ma io ragazzi, posso... guardate che... Dica. Sto spargendo anche sugli spalti fuochi d'artificio, Sì, ragazzi, prendete tutto il possibile. Comunque posso... C'è una tanica di benzina. Comunque posso... Potrebbe essere utile laggiù. Posso dire però che è stato estremamente divertente vedere la witch che si alza, la strega. Grievous che ci passa. Lei ha detto, c'è stato qualcuno, no? E poi mi vede me, ah, ma tu sei, no! No. Ma, Delta, ma tu sei il classico Delta 28 che viene Delta 28. Aia, chi è che mi sta sparando? Chi è che mi sta attaccando? No, uno zombie, era sveglio, ha detto io devo picchiare a Delta. Ma non l'avevo visti, Mamma mia. Che è successo? Che sta succedendo? Che cosa vuole la donna? Niente. No, che niente, succede? Rompere. We need to start the finale. Ah, niente, mio fratello è un po' rinco, tutto normale. Lo sapevo che è un ornitorinco, questo lo sapevo. Ma c'entra qualcosa esatto. Su questo con Brokeback Mountain? Giuro che lo so dove abiti, cioè la zona. Più o meno la megalopoli. E alla faccia tua non ci sono Brokeback Mountain da vicino a me. Io non so più che cosa fare con lui. Guarda sì. Chi è? Una molotov e non ho paura di usarla. Ottimo, eccellente. Allora, Rex, io ho un altro coso qui, lo butto qui sopra. Col tasto centrale, mi sembra, del mouse, può essere. L'ho scoperto zubbido. Che cosa hai scoperto? Eccellente. Non ho capito. Ehi, Rex, ti vedo. Oh, grande. Ma abbiamo riempito un sacco di cose quasi. Allora, ragazzi, qui sopra, non so se avete notato, su queste cose ci sono dei difibrillatori. Ok. Io ne ho preso uno. Bravo, però ricordati di averlo. Ma sì, scusa, non è mai capitato che io ne molli uno. No, mai. No, esatto, l'hai sempre... mai, mai, solo mai una volta l'hai fatto quando per rianiarmi. Okay, ma io mi sono curato. Ma chi è? Grievous. Aspetta, Sara, guardati il finale che è finissimo. Moriremo male, sappilo, e bestemmieremo in aramaio. Allora io gli do copia, faccio coppia con lui, faccio da spotter. Perché mi lasciate con lui? No, sì, ma aspetta, Grievous, ma non hai attivato sprecato solo i fuochi? Sì. Ma erano i fuochi. Ma non devi attivarli, devi attivarli quando abbiamo zombie sul palco, quelli. Ah, vabbè, non importa, ma adesso li avrei. Ma porca Eva. Qual è il segnale per chiamare gli zombie, aspetta. E che ne so, tocca a te fa. Ah, ci penso io, sono qua. Il palco. Vai. Vai pure, prego. Via. 3, 2, 1. Perché non parte qualche musica tipo Michael Jackson? Io ho messo gli AC/DC. Sì, non parte la musica. Ho paura, perché è partito tutto male così? Delta, devi far partire da lì. Faccio va io. Lì. Occhio ai fuochi d'artificio perché bruciano. Sì, sì. Allora, tanto comunque parto da sole la prima volta, purtroppo. Dietro! Hitler. Cazzo! Madonna, che strategia di merda! 99! No, GB, porca... Che cosa è successo? Non ho... Arrivo! Dio, GB! Brutte merda, schifoso! Grievous, B lo vedo in difficoltà! Non ho preso nulla. Ragazzi, copriteci. Sì.
Oh merda, aia. No, è caduto il Rex. Allora, io vado a salvare Rex. B deve essere rianimato, provate a rianimarlo. Siamo partiti già, siamo partiti malissimo. Non male, malissimo. Lo so, io ho seri problemi qui. Delta dentro 25 secondi. Grievous deve... Grievous. 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 Grievous non vuole. Però è vero, Grievous. Però ha ragione, però. Mannaggia. Però Grievous aveva detto di curarlo subito. Adesso c'è B che non so dov'è. È giù, è caduto malissimo. Ha fatto la morte di This is Sparta. L'ho visto in diretta la sua morte. Ah, cattivissimo. Detto di te. Cazzo. Oh. Pure là, pure. Guarda lì, guarda. Ok. Grievous sta guardando lo spettacolo come morirai. Tre ore per ricaricare questa da rifare. Sì, ma è stata bruttissima. Sono là pronto per sparare al cazzo di 99 e mi fa aspetta che devo ricaricare il fucile, ricaricalo. No, devo ricaricare il ricaricatore del fucile. No, vaffanculo. Beh, tu hai usato un fucile schifoso effettivamente, potevi usare un altro. Era l'unico che mi ha dato il tuo. No, tu devi dare quell'altro. C'erano altre armi più belle. Comunque bene, tu l'hai visto, hai visto il finale, bene, te ne puoi anche andare. Siamo morti. Sì, la morte in faccia morte. Di B. La morte di B è stata bellissima. La morte in faccia. Oh, yeah. Ma quello è il finale di Left 4 Dead, della missione di Left 4 Dead di questa sera. Ah, hai ragione. Ah, la morte. Va bene, va. Ciao. Buona serata. Buona serata. Ciao. Siamo morti malissimo. Ma comunque siamo partiti male per colpa. Tanti ragazzi, che sennò qua spawna il mondo. Sì. Poi voglio sapere, Rex, poi voglio sapere se a Sara è piaciuto il finale di Rex. Non lo guarderemo mai. Chi sta aiutando? Sto sparando. Sicuramente. Ragazzi, bagno sto controllando. Noi abbiamo un assist. Troppo avanti da solo. Noi abbiamo un assist. Non è Grievous, tu vai. Ragazzi, bagno io controllativo, bagno io controllativo. Cosa hai fatto? Non l'avevo vista, a mia discolpa dico che non l'avevo vista. Neanche io, inizialmente, vabbè. Allora dillo che sono ho ancora. Se ancora arriva qualcosa, non so. Chi è che lo sta aiutando? Okay. Hai perso leggermente un po' di sangue, sappi. Ah no, guarda. No, ma giusto un peletto, mi hanno detto. Sì, sì. No. Lavi secondo me. Aspetta che ti curo. No, andiamo avanti. Vabbè, però ti dovresti curare. Non è che ci sono altri medici. Ma perché Grievous è così lontano? Io non lo capisco. Cacchi poi. Procediamo, signori. Pulite la zona. Grievous, la mappa la conosci, sai dove stanno le basi per curarti. Grievous, lo sai. No. No, dai, non puoi non dirlo. Sono sempre alla stessa posizione. Non puoi non dirlo, invece non lo dico. Grievous è una persona. Ragazzi, comunque cambio strategia. Rimaniamo tutti vicini sul palco e bomb. Pipe bomb, baby. Mi piace questo cambio di strategia. Beh, però posso dire che il gioco è stato molto... Allora, questo gioco ha una cazzimma, ma di quelle grosse, no? Perché quello dice, ma voi organizzate, è un vero peccato che buttiamo uno splitter che vi butta in faccia già l'acido. Ma allora hanno tutte quelle tattiche allucinogene, che a me non piacciono neanche un po'. Dai, scattiamo l'inferno. No, aspettate, ragazzi, piazziamo le cariche, piazziamo tutte le cariche in giro. A me fare dei Grievous, andiamo e distruggiamo tutto. Ma se loro che ce fanno un culo quanto un po' una porta aerea americana. Dobbiamo piazzare tanni che cose in giro in modo che quando arrivano siamo pronti. Abbiamo un sacco di zone dove poter dar fuoco, eventualmente c'è un tank, c'è roba brutta. Allora, per il tank dobbiamo lanciargli assolutamente la cosa del boomer. Assolutamente quel coso per farlo esplosivo. C'è nebbia del boomer. Sì, guarda, c'è sta uno qui a terra proprio. Battle puke here. Ah, buono, allora a posto. Guarda, Rex, qua ci sta il boom. Aspetta, piglio il kit medico. Qua ci sta il coso del. Che è successo? Ok, direi che siamo a posto. Ma siete tutti pronti, signore? Tecnicamente non siamo mai pronti con questo gioco, sappiate. Sì, dai, vado io. B, tu rimani qua, per favore, non mi lasciare solo. Non moriamo. No, adesso vengo anch'io, rimaniamo tutti giù.
Queste sono troppo vicine. Le luci. Ok. Le luci. Le luci. Venite prima che avvio, ragazzi. Aspetta, aspetta, Grievous, aspetta che passo, aspetta che passo. No, sono io che c'entro. Vai, vai, Delta, vai. No, ok, parte tutto questo. Quanti signori, focus sull'obiettivo e via. Grievous, se non stare lì in mezzo. Prendiamo l'elicottero. L'elicottero va a testa su. Hunter. Non so l'hunter. Dove sei, Grievous? Ragazzi, a fianco a voi. Ah, vabbè, mi sento niente. No, ma io non ho un corpo a corpo, sul serio. Help Mario, help Mario. Sì, lo ti ho visto, sono caduto. È molto male. Male. Ho capito, avete rotto. No, il shooter di merda. L'ho allontanato col bastardo. Bella. Occhio ragazzi, hanno preso tutto per il subito. Non vi preoccupate. Delta, Delta sta arrivando. Coprimi. Dite a mia mamma, mia moglie che l'ho amata. Quale moglie? Non lo so. Dite a mia moglie. Ciao. Devo curarmi ragazzi. Ok, Delta, curati anche tu, ti copro. Sì, aspetta. Curati qua nell'angolo. Sì. No, ma dai, questo si chiama... grande. Dai, Delta, curati qui dietro, vai. Sì, lo sto facendo. Sta arrivando qualcosa di grosso. Tank. Ho notato. Dov'è? Sì. Base, non lo so, non lo vedo. Sotto il... lo vedo. Lanciate qualcosa velenoso addosso, fatelo puzzare. Bella, no, è ancora lì. No, è caduto. No, no, non è caduto. Sì, è caduto. Ai nostri, vaffanculo. Ok, è morto. Io devo ricaricare, devo prendere munizioni che... Cazzo, vado io. Al palco. Aspetta, il palco, hai ragione. No! Vai, bravi, scusatela sta cosa. Mi servono munizioni, cavolo. Io abbiamo finito i kit medici, mi sa. No, voi ce l'avete ancora, sono io che li ho finiti. Io ce l'ho ancora. Se andiamo su sugli spalti, proviamo a giocarcela sugli spalti. È troppo aperto. Ricaricatevi. Prendete le munizioni, ragazzi. Grievous, sopra qui. Le scale. Bastardo. Ragazzi, le munizioni qui. Oddio! Vado a bloccarmi qui, stronzo di merda. Oh no! Mi voglio separare dal gruppo! Ho paura! Cazzo, aiuto! Dove sei, Grievous? Sì, ho visto Rex. Oh, chi è che mi sta colpendo? Ho messo malissimo, ragazzi. Vieni qua che ti fai curare. Dove è andato? Madonna, velocissimo! Aia. Oh, basta! Ma che problemi avete? Ma non abbiamo un'altra copertura? Copritemi, ragazzi! No, terra! Lo so, merda! Anch'io! No, che cos'è quel coso? Dai, vabbè, buongiorno! Ragazzi, prendete una Python, c'è una Python di questo finito, devo lanciare e fare così. Sì, un attimo, non lo... riesco a muovermi, non riesco più a muovermi. Tanto. Nonna di quella miseria. No, aiuto! Bastardo. Vabbè, allora avete rotto. C'è un tank. Lontani. Non lo vedo. Porca troia, boomer alle spalle, boomer. Basta, mi avete rotto.
vabbè, il tank che mi arriva qui. Vabbè, ma io non vedo più nulla, mi hanno fatto di tutto, mi hanno spumpiato l'anima. Merda. No, crepa, crepa. Aspetta, Gribus, coprimi. Sì. Cazzo, coprimi. C'è tanto, troppa gente. Gribus, come si fa? Devi tenere premuto come forza che curi. No, oddio, no. Non me lo fa fare, non me lo fa fare. Lo devi girare, devi girare. No, aiuto. No. Ragazzi, prendete l'elicottero. No, no, B. No, no. Ragazzi, c'è rimasto solo il B. B è fottuto. Ah, okay. No, è arrivato adesso l'elicottero. No. È un calcio, è una pedata. No, madonna. Ma... è stata tostissima. Allora, stava andando tutto bene. Ci ha fregato il no, ragazzi, sapete qual è il problema? All'inizio è colpa mia che mi hanno digitalizzato di brutto. Ho perso tutti i miei vicini. Allora, sai qual è il problema? C'è stato quel boomer del cazzo che è esploso dietro di noi, che ha catturato tutta l'attenzione. Anche quello. Vabbè, riproviamo tutto tentativo. L'ultima volta, la sì. Possiamo fare. Non è impossibile. Ah, sì, l'abbiamo fatto in passato. Abbiamo sudato quello del passato. Ma no, ma bubbolato. Primo tentativo probabilmente. Rex sei da solo. No, no, guarda un occhio. Andiamo. Ma tanto credo che ormai questi li conosciamo. Andiamo direttamente là. Ok, libero. Sì. No, non libero, non fear. vabbè, ma quello arriva a sputare l'acido. Aia, no. Ma infatti, ma tu non l'hai detto. Ce la faremo. È il primo che viene più menato. E va bene lo stesso, ok. Va bene lo stesso! Ok. Ho immaginato la scena così, l'altra. Ah, va bene lo stesso! E piglia in pieno a... Ok. No, ci sono, Grievous. Sono tutti davanti a te. Solo che sono spostati. No, sono qua, sono sempre qua. Guarda. Ma l'ho fatto. Ah, no. Me ne fotto. Questo ci serve. Me ne fotto. Sono firebomb. Ah, allora stavano. Erano da queste parti qua, non me ne ricordo. Sono sempre nello stesso punto. Non mi ricordo, già che sono cose poco importanti. No, fammele vedere, fammele trovare subito. Allora sono dall'altra parte, sbagliato io. Ragazzi, butto un pacco di fuochi d'artificio qua, visto che ne arrivano parecchie di orde di qui. Sì, sì. Delta, missione per la giornata, trovami queste maledettissime molotov. Tu a posto che corre, va dietro. Guarda che ci sta. Ah, ma qua ci sono i cosi. Allora, per il a proposito, Rex, quando tu devi usare per animare una persona, è come curare. Tu ti avvicini, tasto destro, te ne premuto, punto. E non mi funzionava allora prima, perché lo facevo, non dava nulla. E perché c'erano gli altri zombie, quindi te lo facevo mattare. Oh no, Charger. Oh, dov'è sto? Allora non ci sono, non sono spottate allora. Ah, okay. Allora porca sì. Porca troia. Non sono spottato. Ah, aspettate, avete guardato su in cima alle due costruzioni qua? Sì, io... Perché a volte c'è roba qui. No, non c'è. Questa volta non l'ho trovato. Frillatore. E basta. Okay. Tutte e due là. Non ce l'hanno fatto presa. No, vedi, erano qua, vedi. Sono stati sostituiti dai cose che fanno rumore. Vedi? Le cose che fanno rumore. I VVZ. Ah, qua c'è una... Grievous, qua c'è una moto. Ma una. Grievous non sarà utile a niente in pratica. Grievous. Vabbè, Grievous corre. Guardami, guarda, non guardare Delta, guarda me. E continua a guardare il giro. Guarda. Ah, perché hai B, cacchio. Vabbè, l'ha scritto un nome, ha un nome sopra, sai com'è. Vedi perché mettete i cloni, non lo riconosco. Ah, lì sopra sei. Ma Gesù, Giuseppe, anche Maria. Ma un po' più in alto potevano metterlo, no? E che devo dire? Prego. Io, comunque ragazzi abbiamo un sacco di questi cose che fanno rumore, quindi possiamo approfittare. Quindi sfruttiamole le pipebomb, però ragazzi diciamolo quando le tiriamo, perché sennò rischiamo di sprecarle. No vabbè, non le abbiamo poi usate prima. Prima non le abbiamo allora usate. Io proporrei ragazzi di stare qua in alto. Secondo me qua in alto riusciamo a difenderci meglio
laggiù è troppo dispersivo. Poi ditemi la vostra, è una tecnica. Allora, dobbiamo però guardarci spalle ai lati, perché questi spottano da qua, vedi, questi ingressi del campo. Facciamo così, allora, due a destra e due a sinistra, facciamo tranquilli. Ok. Quindi, allora, indicativamente, ecco, due dove siete qua voi due, Delta okay, e D. Ok, ok. E due di qua alla stessa altezza. Va bene. In modo da avere una copertura generale ottima. Ma domanda, ma ti trovi bene con le due pistole? Delta, hai la schiena scoperta. Punta kit medico. Vai a prenderne uno. Guarda, c'è uno qua. Uno qua. Quello con le due pistole. No, ma io c'ho. Che cosa? Non hai il kit medico sulla schiena, prendilo. Ah, oh, è vero, scusa. Eh no, dovevo andarla a prendere là. Io stavo seguendo. Allora, signori, piazzatevi quindi dove volete. Due per lato. Io vado e attivo. Sì, comunque no, non ho capito più. Primo andato, ok, piazzatevi. Uno deve essere qua dove sono io. Ribus sono di qua io, Rex. Bravi, ok, allora ti raggiungo. Ma perché devo stare sempre con Grimms? Ah, 3, 2, 1. Via. Poco in buca. Sto facendo un rumore Eccoli, Hunter! Eccoli! Ok. Smoker. Grievous, lo so, ti voglio dare una mano, aspetta. Charger. Il charger non posso batterlo subito. Go. Posso portare il corpo a corpo. Hunter! Ho tagliato, tagliato. Madonna, davvero. Ho bevuto. Grievous, tu devi stare con Delta, dove cazzo vai? Scappavo dal charger. Grazie. Sta arrivando lo splitter. Oh, ma chi è che è qua? Chi sono? Lei va. Sto prendendo un corpo a corpo. Ragazzi, prossima horda tira una pipebomb. La lancio io. No, la lancio io. Dimmi quando lancio. Vabbè, l'hai lanciata. Già tirata. Vado a prendermi ricaricate munizioni intanto se avete bisogno. Prendete robe. Chi è che mi sta colpendo? Oh! Ok, ritornate in posizione, tutti in posizione. Forza, lo so, voglio. Oh, hai rotto! Porca puttana! Scusate. Questa merda. Ma veramente. Come va a stupirla? Charger, mi piace quella direzione. Vero, no! Tanti in arrivo, Grimms, è il momento di non lavoro con me. Copritevi, pietra. Il monoton. Così, grande. Indietro, vivi. Con me. Aiuto, Hunter, Hunter. Via, riparo. Ok, bella. Devo curarmi. Ricaricatevi, signori. Sta arrivando qualcosa, ragazzi. Copertura. Io mi curo, ragazzi, perché ho bisogno. Anche Delta, dovresti curarti. Già fatto. Okay. Ma mo vado un altro giro, prendo un corpo a corpo, perché non mi trovo. Ok, Delta, vieni con me che prendiamo anche le liquid medicine. Sì. Merda. No, mi devo fare. Fatto. Ma non anch'io, Delta, aspettami solo. Muoviti. Anzi, mo lancio una cosa al volo dei zombie. Sì, bravo, vai, lancia. Aia, yeah. Oi. Torniamo su, no, aiuto! Tutti su, ragazzi! Aiuto! Aiuto! La schiena! Di merda! Aiuto! No, mi ha preso il smoker! Aiuto! Lo so, l'ho visto! Ragazzi, ce la fate, aiuto! Tornate tutti in posizione, Ma che cazzo vuoi te? Madonna. Ma c'è questa. Provo a curarmi. No, non è vero. Aiuto. Aspetta, B, scusa solo. Ok, ti copro, vai. Curati. Charger, occhio. Orca puttana. L'ho visto. Vai, mi curo io, copro. Proprio. Sei troppo distante. Molto distante. Vieni con me che vado a prendere solo una Python. Prendetela. No, niente, non sono più cazzata, niente. Aia, chi è che è troppo lontano, ragazzi. Ok, dovrebbe, ragazzi, tra poco ormai arriva, siete veramente tutta. Se ci sono a posizione. Madonna, ma dove è saltato? Hai visto che cazzo di tanto che ha fatto? Tank. Dov'è il tank? Molotov. Grievous subito.
Madonna che volo! Ok, bella. La presa? Sparata a vista! Ok, è andato. Bene, 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 bene. Molto bene, okay. Molto bene. Hunter, no, no, coso. Andato, andato. Vado a prendere munizioni, ragazzi. Io. Altro tank. Non è possibile, dov'è? Venite con me, seguite, seguite, seguite. Lasciate perdere il tempo. Ok, sì, visto, visto, visto. Elicottero, elicottero. Ok, no, no, sono un elicottero. No, 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 B. Vai, okay, via, via, via. Vieni, B. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, forza, 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 salta, salta. Tiratemi su, tiratemi su. No. Tiratemi su, tiratemi su. Dov'è? Sì, sono. Un qua per tutti sotto, no, tutto tardi. Grimo, si è mi spiace. E tu no, ero sotto, lì, rimasto lì. Dai, non ho fatto la firebomb per distrarre. No, avevamo detto di salire sopra, se andato in memoria di Grimo. Scusate, cazzo. Porca paletta. Vabbè, pazienza, se lo meritava. No, perché è così? Una volta per uno. Una morte per uno. Vabbè. Oh, questa volta, come è successo con Rex che è sopravvissuto da solo, stavolta possiamo dire che è morto solo uno. Oddio. È vero, è vero. Bah, mamma mia, ok. Ok. Mamma mia. Oh, basta, è andato, possiamo... Hunter uccisi 7, wow. Ma no. Complimentoni. Hai capito. Mamma mia. Non era quello che ha fatto Peekaboo a me. Comunque, eh sì. Bella partita, dai, bella partita. Witch uccise una. Ah, ne uccise uno, bene. Ah sì? Uno di infetti speciali uccisi 16, ma poca roba. Minore quantità di danni subiti. Sì, che bello! Ucciso con combattimento corpo a corpo 156 Grifus, ad hoc. Precisione complessiva 30%. Buono. Tank uccise io. Come 2-2-1? Io mi ho protetto più di tutti e in cambio mi avete abbandonato, che infami. Che vabbè, colpa tua che vai da solo. Ma che da solo ero lì sotto? Vi ho urlato 6 volte. E noi abbiamo detto sali, sali, sali. Noi te l'abbiamo detto, sei esperto di abbandonare i compagni. E... Ok, solo perché sono arrivato tra i primi non vuol dire che vi ho abbandonato. No, 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 anche ecco. Per quella cosetta lì della macchinetta, quella volta là io e Rex. E vabbè, ma quello è stato un caso, mica ti avevo cagato. Che si è ripetuto stasera, guarda. Non è vero, no, io non è vero. Io se tu riascolti la live, io sarò tre ore che dicevo tiratemi su e voi no, no, ma tanto. Non è vero, dove ho detto, ma dove sei? Poi ti abbiamo visto giù. Ah, lì giù. Buonanotte, sempre tardi. E vabbè dai, una volta per uno si rimane. Vabbè, ma cazzo, sono andato a prendermi il medkit, cioè non posso neanche prendere un attimo il medkit. No, dovevi lasciar perdere purtroppo in quei casi. Avevo uno di vita, sarei morto per il colpo del primo tizio passante. Non ma se eri là vicino da noi ti avrei morto dopo. Esatto. Eh sì, perché dopo aver preso il medkit mi sono girato un attimo a prendere la firebomb per distrarveli. E voi mi avete abbandonato lì. Ma come? La prima cosa abbiamo detto è arrivare all'elicottero. Sì, arrivo a prendere firebomb. Io volevo darmi la mano prendendo. Difatti, avevo già lanciato una firebomb per farveli allontanare. E voi in cambio mi avete mollato. Vabbè, tu ti sei sacrificato. Tu ti sei sacrificato per la maggior parte. Febbre di palude, ricordo. No, ma cazzo, non le ha. Cioè, nel senso, bastava un nanosecondo dopo che vi avevo rivitalizzato 20 volte. No, ma fidati comunque, se fossimo tornati indietro, era finita. Sì, sì, vero. Perché ci avevamo letteralmente il tank dietro e le orde. Alternativa. Purtroppo non c'era alternativa. Mi dispiace. È vero. Ricorderemo del tuo onore e del tuo nobile gesto. Esatto. Sulle febbri di palude ci faremo perdonare. Minchia, la sarà un inferno, porca miseria. Però posso dire che il gioco ha iniziato benissimo a romperci il cacchio però la scena più bella è stata con la Witch. Cioè, è stato bellissimo con la strega. È stata la cosa più bella. Cioè, Grimus va dritto, lei si gira. Che cosa è successo? Guarda, oddio, sì, lei si gira. Sì, quella da... Tu mi hai svegliato, non è vero? Sì, no, sì. La Witch sta cose. Sì, la Witch sta. Ma questo è il rapporto che io le relazioni con le donne. Uguale, quella è la mia relazione. È Brookback Mountain di nuovo. Brookback Mountain con la Witch. Questa è una bellissima relazione con le donne, devo dire. Porca miseria. Brook Witch Mountain. O sono carine e coccolose o sono spietate e crudeli, come non lo so, non c'è una variabile, è assurdo. Comunque io ho aperto War Thunder in tutto ciò, solo adesso. Lo sto prendendo anch'io. Ottimo, dai. Ah, mamma mia.
Che bello la vita. Allora, che cosa, che, a cosa giochiamo? Che livello? Mo te lo dico. Mo tocca a me. Mamma mia. Ci facciamo delle partite realistiche? Bonus. Ci facciamo, facciamo la realistica o boh? Che dite? Ma no, facciamo l'arcade tranquillo. Ci stai, da un po' che mi manca. Mi è piaciuto Grius, ma che, ma no. Da tanto tempo. Non puoi iniziare subito con la realistica. Adesso. No, mica subito, mica subito. Infatti, dopo questa realistica. Ma in tutto ciò, Nerina, tu mi stai... Sei una palla di pelo. Questa da... Voi non sapete la... cosa stava facendo Nerina. Praticamente, sapendo che volesse coccolate, io stavo giocando. Avete pensato che c'è lo spazio in mezzo tra le il braccio sinistro con la tastiera e il braccio destro con il mouse? Ecco, lei si è messa in mezzo mentre io giocavo. Proprio del tipo il tavolo e c'era la tastiera, ma c'era il gatto in mezzo tra la tastiera, me e le braccia. Si butta proprio in mezzo. Io, che Nerina, mo, che famo? E lei che si pulisce. E Nerina, ho capito, ma io devo giocare. Cioè, bene. Non so se si è visto nel video, non lo so se si vede nella registrazione. Addirittura. Sì, perché si vede la mia, praticamente la mia faccia e lei che si mette davanti. Io, okay. La manina. È la manina. Manina. È la manina. La manina. Com'è il tempo lì, ragazzi? Qua fa cagare molto. È abbastanza brutto anche qua. Mamma mia. Meno male che dovrebbe essere. Che poi il bello, raga. Il giorno precedente faceva caldo. Raga, ha fatto talmente caldo che il. No, che... Lo so bene che sono quasi morto congelato oggi. Minchia, pure da te fa freddo. Sì. Madonna. Sì, però fa ridere che ieri faceva caldissimo. Qui si stanno andando via tipo non ve, no, che bello essere arrivati in Italia dopo la tempesta. È stato un, non vediamo l'ora di tornarci a casa. Ma voi guardate che qua piove terra. Quella è la cosa brutta, qua piove terra. È bruttissimo, terriccio. Manco sì, qua per fortuna no, ha smesso di piovere sabbia. Mamma mia, che brutta cosa, signori. Ma è la natura, non è la natura, è bastarda la natura. Si è svegliata, ha detto mi devo girare i coglioni. Ma è aprile, appunto, mi devo girare i coglioni. Questo è il pesce d'aprile dal primo. Il Vesuvio è per l'ecologia. Io non vedo, io giuro, non vedo l'ora che eruttano i vulcani e sterminano una razza umana. Allora, diciamo. Alla faccia tua. Io non sono a portata di vulcano, al massimo. No, io in Calabria non ho vulcani, tutto a posto. Ma ognuno ha il suo delta, cioè nel senso ci sono quelli che sono... ognuno ha il suo. Che cosa vuol dire? Del tipo, guarda Delta, tu hai un vulcano a due passi, tu non lo sai, ma esiste, sta là, che aspetta di attivarsi. No, ma avrei altri modi, altri modi per morire. Ma sì, tipo, non so, un'alluvione, oppure non so, le montagne. Mille modi per morire. Allora, sapete che noi cosa abbiamo qui in Calabria, in realtà? Noi abbiamo più i vulcani sottomarini, quelli marini, proprio profondi, ok? Abbiamo più quelli, abbiamo i vulcani marini profondi. Ora, io mi ricordo ancora che c'è stato un movimento, un risveglio. Che di... cosa si fa? Che livello c'è, scusa? Ditemi voi. In tutto ciò, 4.7. Donna, ditemi voi. Non c'è ancora arrivato nessuno. Infatti. No, vabbè. Io al massimo. Ma tu che vuoi? Io voglio fare qualcosa con America Fuck Yeah. 3.3. No, 1.7. Appunto. Ah, allora ditemi voi, i numeri voi. Ma io America arrivo a 1.7. Va bene, dai. 1.7. Viva America! America! America. Ah già, devo cambiare il carrista perché sennò il gioco si arrabbia. Okay. Allora, comunque stavo dicendo, una volta è successa una cosa bruttissima, che si è eruttato, ha fatto danni un vulcano marino profondo, praticamente vicino alle coste di Paola, per intenderci.
Paola Diamante, qua vicino comunque, vicino alla Mezza. E praticamente era verso notte, erano le 9:30 mi sembra, di sera. Avete presente, c'è stato un fischiettio prima, perché si sente un rumore strano molesto, sente un fischiettio e poi boom, uno scatto di rombo, proprio bruttissimo, si è sentito proprio... Di nuovo. Ma quando è ruttato il vulcano? Sì, minchia, si è sentito... Madonna! Perché allora c'è stata una sottospecie di impatto, ma proprio... Hai pensato che hai sentito tutto spostarsi di due centimetri? Tu hai sentito proprio l'impatto di una spinta. Ma il bello è che prima è venuto da un suono molesto, perché era l'onda d'urto che stava arrivando. Io l'ho percepito, l'ho capito solo dopo sta cosa. Poi c'è stato il botto. Ma quando è successo? In che periodo della giornata? È successo di sera, verso le 9:30-10, quindi eravamo già tutti in pigiama, quindi immagina già la cosa. Un impatto del genere e si è scoperto, che poi si è calmato subito perché è stato un attimo, bruttissimo. E la cosa divertente è che mia mamma non l'ha accusato di niente sotto, perché stiamo parlando di 2 anni fa, perché già sono passati 2 anni da allora. E poi ho scoperto il giorno dopo che sì, c'è stato un attacco, cioè c'è stata una reazione a un vulcano che si è svegliato, perché noi abbiamo attivi i vulcani nel Mediterraneo. Quello ha fatto un'onda, perché si è spaccato, come si dice, è il movimento sismico. Praticamente come si è spostato quello, ha spostato tutto, e con l'onda d'urto interno dall'acqua ha fatto verso fuori, e quindi ha fatto un effetto... terrestre, più terrestre, quindi sotterraneo, e non dall'esterno ma dall'interno del terreno, e quindi sentire tutto un'onda, un boato e poi un'onda d'urto, è l'opposto di un'esplosione di una bomba, che quando tu senti che esplode, prima l'hai vista l'esplosione, poi c'era l'onda d'urto, quello è il contrario, prima senti l'onda, poi senti la botta, è bruttissimo. Ha fatto una sensazione della Madonna che mi è venuto il panico. Infatti per dormire ci ho messo dopo 2 ore. Ma non per il panico, perché era proprio il mio cervello che non voleva dormire. Era troppo nervoso, si era innervosito. Mamma mia. Madonna, infatti io ho detto, vabbè, ma è successo, ma è passato. Invece il mio cervello era proprio del tipo, no, è sull'allarme proprio. E questo fa capire come il sesto senso funziona. Cioè del tipo era in allarme. E la cosa assurda... Io sono pronto, quando volete. Io ho dato a te il comando. Però sono dovuto uscire perché c'era la solita bug. No, ok. È Luca che sta per più. No! Sì, all'attacco, via. Ah, non tu, alcuni membri della squadra non sono pronti. Devi riavviare anche tu, allora. No, infatti non mi dà né a te, né... allora, ragazzi, dovete riavviare. E neanche a me, me lo sta dando. Che meraviglia, cioè, il bug in 3 addirittura sto giro. Cioè, ma io non capisco che cazzo aspettano a risolverlo, boh. È la guerra. È la guerra. Abbiamo preso gli sviluppatori. Neuer Staffer Führer. Io odio i suoi sviluppatori. Come ti permetti? E poi scopri che lo sviluppatore è stato. è Putin. Sto scherzando. Il suo KV2 Pimpo. Ma sì, KV2. Esatto, me lo immagino la sera. Giusto per lei, ma mi raccomando, il cannone era super potente. Sì, esatto. Sì. La corazza era inclinata di 1 grado, e infatti quindi era impenetrabile, e nulla poteva scalfire. nulla poteva battere il nostro deflettore. Avete fatto i carri russi più potenti di tutto il gioco, sì. Perfetto, sì, e perché l'hanno battuto poi alla fine? Ah, perché non avevano più soldi, non avevano più babushka per costruirli. Babushka. No, comunque, comunque fa ridere. Vabbè, detto questo, vediamo un modo di stabilizzare. Critica l'eco babushka. Oh, ok, mi sembra che a me mi dà. Tranne a Grievous, ma si deve solo collegare. No, Grievous è ancora collegato. E neanche B. Deve ancora collegarsi anche lui. Ah, Delta è diventato il Delta Führer. No, io sono sempre io. Bellissimo. Il vostro capo. Madonna, ma voi, domanda stupida per tutti voi, e voglio che siete onesti, ma quando vedate Art Attack, capo, voi... Sì. Lo pre-
quando diceva che si chiamava capo, voi che cosa pensavate effettivamente? Era prima di Republic Commando e quindi era capo e basta. Esatto. Ma capo perché? Ma che quale significato ha la parola capo? E boh, io non ho mai capito, forse per sì, la testa. Perché era la testa, allora era il capo. Io scoperto. All'epoca non, cioè per fortuna ancora adesso. Cioè, manca, non era capo, io, era il non capo. Non sei pronto. Sì, questi giochi di parole ero tipo, no, farò finta che non vi siano, quindi non li capivo. No, io da no. Non capire. No, vabbè. Io non posso fare testo perché ho capito dopo tipo 20 anni sì. Maiale fessurato di Toy Story, quindi. Maiale. Quando è che lo dice? Oddio, aspetta, c'è un vuoto. Quando è che lo dice? È già? Il primo. Come si chiama? Ah, giusto, sì. Aspetta, giusto, come si chiama? Aspetta. Chi è che glielo dice? Al maiale salvadanaio. Sì. Maiale fessurato. Maiale fessurato. Che cazzo vuol dire fessurato? Poi minchia, 10 anni dopo, 20 anni dopo, dice, ah, è una... Ha una fessura, è un salvadanaio, fessurato. Non la... sì, sai che non l'avevo mai capita, oddio, neanche io. Sì, ma cioè, ma... questa mappa è l'unico punto e A sì, della galleria. No, non è realistico. La morte, no, per fortuna. Per fortuna no. È come quella roba lì di Ecco Pippo del gelato. Il mio dramma infantile, il gelato di Ecco Pippo. Mamma mia. Sì. Eco Pippo. Era tipo Vodafone. Ecco Pippo. Eco Pippo mi piace. È un piccolo Pippo che va con le macchine elettriche. Stavano Madonna. Povero Pippo. Mi ha toccato anche a lui, poverino. Sano, Rex, che hai fatto? E mi ha laggato un secondo. Ho notato, se andava a sbattere contro il muro del... No, ma sai che... dovete vedere la scena. Praticamente vedevo a Rex andare dritto, poi avete presente che manco la curva ha fatto. Ha spottato... Ha girato a 180 gradi un secondo, destra, diretto. Cioè... Guarda, io mi nascondo dietro questo KV2. Che non è un KV2, scusate, un T28. Sai, detto che non ti vedo più. Ma sono un po' lentino. Beh, però se era con noi andava bene. Comunque, tornando a noi, no, falle, io da aborto, Madonna, come vola, come vola Grievous. Grievous l'ho visto volare. Grievous è andato contro la roccia. Bravo, bravo. Spero che si è fatto molto male. Oh, guarda il Polar Express. Guarda, un M1340. Che bello. Nico alleato. Alleato. Ah, va bene, bene, camerata. Non è troppo... Grievous sta andando troppo lontano fuori dalla mappa. Ma il Polar Express. Sono morto. Bello, sono già morto. Grievous, però ho capito che c'è il Polar Express. Ah, però è finito. È morto male uno. Ciao, Grievous. Sono io. Ah, sei morto tu? No. Buonasera. Ah, no, è un altro che è morto anche. Non solo tu. No, non solo tu. È morto anche un altro. Che cazzo. Siete morti in due, in tre, in un colpo solo. Hai trovato il nemico, hai ingaggiato il nemico. No, no, è stato pigliato male dal nemico, è diverso. Comunque posso dire che questa entrata è la cosa più brutta di questo gioco. Come anche tante altre parti del gioco. Già. Allora, se fossi in voi, dobbiamo congiare su G3. E in F3. Ah, dici? Sì. Ma lì abbiamo abbastanza alleati, finché non muoiono loro possiamo stare tranquilli. Eh no, io più che altro... Noi siamo qua dentro. Però qua dentro non mi piace. Un trenino della Fisher Price. Io faccio in modo che non vi facciano il giro. Senti, vengo da te. E infatti è morto uno male, è morto molto uno. È morto in due male in realtà. Ho notato. È peggio che uno. Guarda i cari, guarda l'uni che si inchiappetta e distrugge tutto nel tuo portale. Non mi piace. Dai. Sì, vabbè. L'ho detto io che era una brutta situazione appunto lì. Ragazzi ci stanno accerchiando, ci stanno prendendo. L'avevo capito. Con che modo? Non vuoi saperlo in che modo, figlio. Con quali forze mai più? Con un bel attacco. Con un bel attacco di massa. Non è bro come. Ragazzi, che non è bro un BT7. Un BT7. Qualcuno sì. Che ha fatto veramente il giro dell'oca. È morto. Meno male. Che gioia che mi dà questo Panzer 38T che uccide la gente. Io faccio un altro giro ancora più dell'oca. Quindi imparano. Ok. Il giro dell'oca selvaggio. Il gioco dell'oca sovietico. Il gioco dell'oca selvaggio. Io sono contento. Parlando di gioco dell'oca, io sono contento di averlo giocato da piccolo. Sapete quanti ragazzi d'oggi, se io parlo del gioco dell'oca, non sanno ma che cacchio è il gioco dell'oca?
Ragazzi, abbiamo gente brutta. Se qualcuno vuole venire a darmi un forte dove sono. C'è gente brutta che ci sta facendo proprio i giri brutti. I girondini. No, ragazzi, c'è un su, c'è un brutto su. È quelli che sto cercando di uccidere io. No, no, dall'altra parte, da un'altra direzione. Sì, ma c'era anche quello prima. Io l'ho visto, capito? Ho fatto la cagata. Oddio, un barcone schifido. Ma no, il barcone sulle nevi. Ma non dire che hai fatto una cagata. Barcone della nevi. Cioè, vai in bagno a fa queste cose. Scusa. Ma vaffanculo, ho perso tutti i carri. Lol. Ma di già? No. Sì. Ahia. Come tu brutta gente. Se non vi svegliate lo scoprirete anche voi. No, stanno facendo il giro. Mi conviene secondo me andare ovvero io, perché sennò vi accerchiano quei due su 76 e siete fregati. Ok. Togliamo di mezzo questo qui che sta gironzolando qui in zona. Vi dico anche dove erano, in Delta 5, quindi tutto dall'altra parte rispetto a dove vi state concentrando voi. No, ok, ho capito. Grievous, dove sei? Vieni qua. No, Grievous. Andiamo a caccia. Grievous, non andare in 3, è una forbiciata della Madonna. Lì? Sì, forbiciata in senso che vi accerchiano, perché siete in un punto cruciale, vi possa attaccare tutti di fronte. E se noi li aggiriamo, e quel soldo di caccia che è andato in 2? E quel caccio di soldo? Appunto. Ok. Basta un po' che kill, lo stretto indispensabile. Dai, madonna, sto caro. Tutti i cavalli per tirare giù un alberello. C'è un aereo in zona. Porco Giuda. B è leggermente lento, giusto per... Sono leggermente fermo. Non riesco neanche a fare... No. Oh no. Puttana. Vabbè, è un CA, non mi sorprenderà cosa. Cazzo. Ok, qui non c'è nessuno. Ma incazzen. Qui non vedo nessuno, signori. Cos'è questo carro? Il nome, oddio che brutto. Quale? Il mio, dice, guarda che bellissimo. BT-42, no. Ah no, per me è bellissimo, più o meno. Questo ogni tre che scappa dal nemico. Codardo, prende la katana e ci si immola per la patria, per l'impero nipponico. Ti ha fatto addormentare un servente, Delta. Lo so. E il moto gli ha fatto addormentare. A me fa ridere, perché quando ho puntato c'era un carro, sapete, una macchina di fronte a me, piccola, lontana, che non mi impediva di colpire. Cioè, bellissima sta cosa. Ecco. Cioè, lui invece ha avuto tutto lo spazio per uccidermi, è fantastico. Perché io giustamente... Oddio, stavo facendo tutto il giro, stavo correndo come dei pazzi. Li ho visti in D5. Bomba. Diciamo che è belle tutti questi accerchiamenti che fanno super tattici e poi alla fine cioè non servono a niente. Beh, a sto punto tutto no. Tutto bordello per accerchiarci e poi alla fine non serve comunque. Beh, effettivamente non serve adesso, che è un punto e unico. Ha giusto rovinato la partita a me. Oh, ha fatto kill me. Bravo, vabbè, ma un T28 stai giocando con un T28. Con T28 stai giocando, bro. Quel centro se occhio è un gatto. Ma mi ha bloccato qui. Bastardo di merda. Vabbè, vieni con me. Oddio, fase 4. Oddio, è impazzito. Hai visto? Oddio. Quanta brutta gente in arrivo. Comodo avere tre torrette. Eh sì. Ferma una, ne hai sempre altre due. Che colabrodo che sei. Guarda, ci hanno preso A, figli di puttana. Ma che lo cazzo. Io lo sapevo. Lo sapevo che era colpa di bolscevichi. Ma poi guarda, i nostri dove sono finiti, intanto gli altri prendono A, cioè, ok. C'è un T28, c'è un T28, ho sgamato un T28 in arrivo. E dove Delta? Il proprio fa tutto il giro, ecco là. Perché per esempio B è un T28, quindi c'è un T28 in effetti. No, un T28 è. Ah, ecco il T28E. Abbiamo vinto! Sì. Non ce l'hanno fatto lo stesso. Penso che sia la prima volta che mi capita che vinciamo il posto di comando nemico. Ho mai visto. È vero.
Mai visto ma più. Perché avevano troppo pochi rinforzi. Sì, 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 però è pazzesca come cosa. Saranno morti ormai, distrutti. Saranno morti. Morto. Sì. Sono morto ormai, cercateli. Oh scusa Neri, non ti occupi, ti ho preso di mira per sbaglio. Cioè ti ho preso male. Morto ormai. Scusa Neri, ti ho spaventato. I Napoli russi. Napoli russi. Morto. Sono morto. Ma certo che gli inglesi a fare solo proiettili che penetrano con razze, basta, senza mettergli la carica esplosiva, sono veramente dei fessi. Inglesi. Ma veramente. Inglesi. Mi è piaciuto il tono. Inglesi. Manco i Dingleberg. Inglesi. Gente che ha creato i Churchill. Mamma mia. Da cosa ti aspetti? In effetti anch'io una cosa mi aspetto. Ma che cacchio infatti, ma cosa mi stai dicendo? Fai anche delle aspettative, scusa. Eh sì, perché li sto usando io e quindi devono essere forti. Ma vabbè, ma pretende troppo. Io me ne faccio un'ultima e poi vi saluto. Ok, tranquillo. Al tuo gulag, esatto. Mi ritiro da qualche prigioniero. Al Siberia, no, quella che dice sono in prigionia. Qui mi permettono di fare solo due partite. Immaginate una delle torture del gulag che mi permette di fare solo due partite a War Thunder. Però con la Svezia, no, io bomba nucleare. Solo con la Svezia e bomba nucleare. Server con solo KV2. È fine. Oh, oddio. Che bello, andiamo in Cina, in B o andiamo da Stoka da qualche parte. Da Svidania. No? Da Svidania. Il campo di concentramento lì in Cina. Ah, okay. Sì, esatto, C è sempre una garanzia. No, è vero, sì, vai. La garanzia è una prova contraria, mettiamola così. È una zia garante. È una grande zia. È una grande Una grande zia. Mi verrebbe in tante altre parole, non zia. Io proporrei di fare un bel accerchiamento e buttarci dietro le casette, quindi tipo su Foxtrot 7, e sbucarli dal fianco. Ah, vorresti, ho capito. Secondo me può essere una buona attacca. Beh, il tempo è brutto. Qua è nuvoloso, quindi tutto a posto. Un po' sereno, come variabile. Qua, sereno, ma poco. Sereno, variabile. Rex, guarda come corre. Grievous è cretino, Grievous! C'è un brico qua dell'Ocust che vai 800 km orari, tipo Formula 1. Ho capito, ma dovresti fare la gara con Grievous. Grievous è andato addosso. No, io faccio la gara con questa M3 qui che vuole battermi. Da dove vuoi andare? Ma vai a morire, io passo da sotto. Io ho notato Grievous che sta facendo tutto il giro per dire, ah, ma vi supero in altri modi. Vi ha tagliato... Grievous vi ha superato di gran lunga. Vabbè, ma pure lui c'ha i macini da caffè in inglese. Vabbè, è caricato a caffè, è caricato a te, guarda. È caricato a te, esatto. Guardalo come va. Cretino! Perché devi colpire il BT7? Non colpire il BT7. E ho capito, ma è l'unico più forte della nostra squadra. Ti vedo. Sì, è uno dei più forti della nostra squadra, fidati. È incredibile, ma non c'è nessuno. E fu così che invece arrivano, si scoprono dalle montagne. Il gabinetto di Shrek arrivano in 80. Ho distrutto tutti i gabinetti di Shrek. No, il gabinetto del dottor Caligari. E viene anche uno. Beh, in realtà ci sono anche qua. Ok, vedo dei colpi traccianti arrivare da direzione del nemico. E mi metto qua e aspetto zitto il nemico senza tremare di paura. Faccio tremare di paura lui quando mi vede. Ah, no, niente, è già morto, che fai? E fu così che è arrivato tutto. Vuol dirmi che i nemici sono andati tutti in via. Beh, e noi siamo andati tutti in C. Effettivamente. È giusto così. Ma è come giusto non così? Non è giusto così. Dov'è lo sconto? Dov'è la violenza? Dov'è la violenza? Dov'è l'avventura? Dov'è il sangue, violenza e morte? Sì, ho criticato il T28. Ho criticato del tipo, ehi tu, ti merita un po' di critica. Ehi tu, bastardo, perché sì? Io ho proprio fatto ciao. Ah, l'ho criticato del tipo, sono pronto con la sfera poké per catturarlo. Madonna. No, Rex! No, Rex! Che è successo? No. Chi è che l'ha colpito? È andata così. Hai catturato, congratulazioni, il tuo T28 si sta per evolvere. Il nostro compagno Peck. Sì. Bombardiere. io starei attento a quell'aeroplanino che vi sta guardando brutto. Sì. Il 28 si è evoluto in un KV. Il 28 in arrivo.
sto arrivando. Bombardamenti in arrivo. No, non lo dire che ti picchio. No, Grievous, lo schivo. No, io. Cazzo di aereo di merda che mi ha ucciso il pilota. Sul serio? Mi ha anche rotto la trazione, vaffanculo. B è di fronte a te. Non mi ha preso. Ti avevo visto che è liscio. Ora ti sta colpendo. Ma non hai Rex il pilota giù nel clip? Andato. Sì, certo. Con la canotta d'ordinanza imperiale. Sì, con la tuta, la divisa sexy. D'ordinanza. Ordinanza, sì, ovviamente. Chi è che mi ha appena colpito? È proprio uniforme tenuta sexy per di lato, BT5 per compiacere il grammofono. Esatto, il grammofono tipo no. Mi ha appena preso di mira. Abbattete quello. Ragazzi, non è proprio serata. Okay, vabbè. Sei morto di nuovo, che è successo? Sì. Mi ha tirato una bomba l'aereo. Ma dai, ti ero preso di mira. Oggi non deve giocare oggi. Vabbè, mi do all'ippica, guarda, non è un problema. Fatti vale. Mica, grande questo, ha fatto fuori il Loran. Era un chilometro di distanza. Io consiglio di tornare indietro, B. Non mi piace. Non piace neanche a me, effettivamente. Sta arrivando anche leggero. Un T26. Va bene, lo facciamo fuori. Sì. Aspetta, indietreggiamo. Retromarcia. Sono di più di un sono un po' di più. Io lancio un attacco aereo, voglio vedere se li piglio. No, non li piglio. Un T28, compagni sai, no? T28 in arrivo. No, allora sono lì in posizione. Aia, ma dai, T28 a una distanza esagerata, ma ho ucciso. Ma come ti permetti? Anima. In posizione. Dimmi che l'ho ucciso. No. Continua a retrocedere assolutamente. Spara e retrocede. Tengo qua la posizione. Torno molto indietro. Sei da solo, cavolo. C'è brutta gente. Ma solo artigliere di merda. Ma solo ha fatto fuori l'artigliere adesso. Debole. Stolto artigliere debole. Ok, ho capito, però c'è un problema. Siamo io che abbiamo conquistato una base. Ciao Grievous. Sono talmente lento che manco mi hai preso. Cioè, fantastico. Grievous, vieni con me. Dobbiamo fare qualcosa. Li ho rallentati più che potuto. Sì, ho capito che sei più veloce di me. Ho capito. Però dove stai andando tu in prima linea? Non io. Non è che mi devi spingere. Non è che funziona così. Non è che prendo velocità se mi spingi. Cioè, tecnicamente è la fisica che è così, però se è che il mio carro no, non funziona così perché è francese. Non è fisico il mio carro. Esatto, il mio carro non è fisico, è francese. No. Non vuole mica l'aiuto di un inglese. Ma se gli inglesi e i francesi si vogliono benissimo. Ah, stanno prendendo il C. Lo so. Sono che gli alleati che si siano mai visti, no Rex? Sì. Amore d'accordo, come cani e gatti. Vedi il telelumac che hanno inventato come proprio frutto d'amore fraterno fra le queste sì. T28 mi ha riucciso. Non ho mai fatto guerra tra esse. Ok, ho capito. Andiamo all'Ippica. Chi è quello là dietro? Aia, chi mi spara? Aia. Chi è quel mona che mi spara? Ma siamo gli unici che abbiamo giocato seriamente qui. A quanto pare sì. Non è una novità, Rex, cos'è il D2? In francese mi sembra carro medio, carro leggero, carro medio mi sembra francese. Cos'è che è? Un dado D2. Aia. Ti prego, dimmi che non l'ha detto seriamente. Mi sa di sì, invece. Che... ti fanno cadere le braccia a volte. Ora no, perso anche l'ultimo. Dato piatto, dici tiro un D2 e cosa hai fatto? Una moneta. Sì, una moneta. Sì. Voglio il D2, cazzo, però. Va bene. Porca troia, che lordo. Madonna, all'ultimo ti hanno abbattuto. Lanni Poffo. Poffo. Che cazzo è Lanni Poffo? Vabbè. Il Puffo. Che brutto nome. Li facciamo un'ultima col bacco. Beh, allora B ha detto che deve staccare. Ma io in realtà non è, io per me non è un problema se andare avanti, B giustamente.
No, ho detto B deve staccare, quindi sai. Io ho bloccato il Crusader 3. No, vai tranquillo. Però ripeto, per me possiamo andare avanti. Guarda che bello il Crusader. Io un'altra partita posso farne, ma una. Il Crusader 3. Io solo una posso fare. Buon proseguo, ragazzi. Grazie, B. Alla prossima. Ah, comunque quel gioco lo compro in questi giorni, quello che hai consigliato, quello di 7 euro. Aspetta. Quello di 7 vale euro, quello là dei horror in 4, che con il fatto dei video... Ah, sì, 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 ma stavo pensando anche io di prenderlo, effettivamente. Perché... Potrebbe essere interessante. Sì, 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 infatti mo ci stavo pensando. Cioè, sembra simpatico, ecco. No, simpatico. Mi mandami il titolo poi che me lo metto nella lista dei desideri. Ah, sì, lo metto qua, aspetta, adesso lo ricerco. Scusatemi, un attacco di sbadiglio, un attacco di sonnolenza. Non me ne parlate, ragazze, che ho dovuto sborsare soldi oggi perché abbiamo dovuto fare abbiamo dovuto sistemare e cambiare giustamente un'aria condizionata nuova per il B&B. Poi a puttane quello che avevamo, uno dei quattro praticamente si accendeva ma non funzionava, cioè ti dava errore, non c'era collegamento praticamente col motore. Problema di sistema. Ho il Neuer motore, quindi ho dovuto comprare il Neuer motore. No, ho dovuto comprare poi tutto un nuovo modello, perché quando ci sono questi problemi tecnici, no, cioè proprio elettronici, piuttosto di problemi, che ne so, è un danno alla vento, un danno a quello, è un discorso, ma qui è un problema proprio di sistema, devi cambiare tutto quel pezzo, fatti uno nuovo e fai prima. E purtroppo sempre così funziona, che tristezza. Cioè, in parte sono contento, forse è meglio, però... Immagina le bestemmie, perché comunque non costano poco, sai, raggiungono quei bei due zeri e tra i 4, i 5, i 6, porca miseria. Quasi una mezza armatura da clone, te lo fai un'armatura. Me l'ho condiviso. Perfetto. Ah, grande, bravo. Io ci ho già preferiti, quindi con calma poi lo desideri, poi con calma lo vedrò di prendere. Ma guarda che belli questi uomini neri. Non è che sono uomini neri, sono sagome, però va bene. Va bene. Ragazzi, no, vi saluto. Dai. Ciao, B, buonanotte. Notte, B. Notte, buon proseguo. Bella. Ciao. Oh. Cambiamo tire, ragazzi, che dite? Sì, 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 io ne faccio un'ultima anch'io e poi... A che livello? Dimmi tu, capo. Dimmi tu, capo. Ciao, capo. Facciamo 3.3, non so. Okay. Sì, 3.3, che gioia. Lo sta dicendo con allegria. Gioia. Così posso usare gli italiani. Dai, yeah. No, così posso usare lo Stug potentissimo. Allora, Stug, vabbè, potentissimo. Io devo usare. Io uso gli italiani. Ma se vorrei tanto usare il Brumbar, ma vabbè. Senti, sei tu che tu. Il Brumbar cos'è 4.3? Sì, questo qui ha giocato solo per ottenere questi due carri. Il tigre e no, quella. Basta. Basta. No, non è vero, il Brumbar è stato un, come si potrebbe acquisto dire, un vizietto, diciamo, del tipo anche il Brumbar. Però il mio obiettivo era, fu e continua ad essere il tigre H1, il tigre Ma che livello sono quelli? 5. 5.7, 6.0. Niente, l'Italia non ha un cazzo. Sono le mete, vabbè, sì. Panther che 6.3. Poi abbiamo hai detto 5.7? 6.0. Ah. Poi abbiamo il Tigre 2 della Porsche che 6.7, che tra l'altro schifo, non è della Porsche, è produzione. E poi Tigre 2 della Angel che è 7.0. Ecco. Il Tigre 2 della Porsche. Raggiungili. Facciamoci una partita. Aspetta, visto che ho appena sbloccato lo Jack Tigre, facciamoci una partita con lo Jack Tigre, che voglio vederlo in azione. Va bene, ok. Dai, va bene, moriremo male. Delta, metti i carri più potenti che hai e gli L3. Ok, aspetta. Perché, sì, perché l'L3 è sempre L3. Aspetta, non sono pronto. Allora, aspetta, no, se no questo succede che me lo mette all'ultimo. I più potenti che abbia, ok. Minchia, solo metterlo in servizio costa un bordello. Mi spenno di solito. Quanto costa metterlo in servizio? Lasciamo perdere, va. Perché trovi? Ah, ma io posso mettermi il mio primissimo 4.7. Oh, infatti quello Bella peppa. Sì. Oh, ma che bello. Oh, con
quando i Delta fanno oh, che meraviglia. Cosa? Via. Aspetta, ho quasi fatto. Aspetta. 61.000 soldi per metterlo in servizio. Abominevole. Poco, poco. Solitamente metti di più. Allora dai, vi do 3 fottuti secondi. In caso contrario, affronteremo il comunismo. Ho messo. No. Io ho messo pronto. Via. E io volevo mettere equipaggiare un altro coso di livello. Ah, tranquillo, moriremo tutti. Vabbè, ma io ho il 4, dai. Aspetta, ho l'antiaerea. Che cazzo. Ah, vedi, e poi dice... Io ho troppi carri ormai, sto cominciando a avere troppi carri, non so neanche io. Ah, ma io sono stupido. Ecco, grazie. Grazie che mi hai fatto notare adesso. Quanto ci mette a ricaricare sto coso? Dai che c'è scritto il tempo di ricarica. Perché 7.7? Cosa? 12 secondi? Che è 7.7? Chi ha messo 7.7? Rex è 7.7. Ma perché lo Yeti Tiger cos'è? 7.7. Che palle. Se tu hai giocato un 7.7 non ce lo dici. Ma io l'avevo già giocato a 7.7 col mouse. Ti ricordi? No, era 8.0. Vabbè, mettiamo anche il mouse. Vabbè, ma io non ce l'ho 8.0. Quindi è 7.3. Va bene. Vuoi la guerra? No, se vuoi così, mettiamo veicoli forti. Delta, tu ce l'hai? No, va bene. Mi metto 6.7, dammi tempo. No, va bene anche 8.0. No, basta, indice latte. Va bene. Vabbè, vediamo i carri a 8.0. Ah, hai messo il mouse, veramente. Sì, ha messo il mouse. Ovviamente, ma hai provocato. Ok. Ho paura. Ma voi scommetto che non troviamo neanche un giocatore perché 8.0 è troppo. Sì, troviamo praticamente gli Abrams e i Leopard contro. E la Madonna, sì, e poi ancora. Ma sì, ma è ovvio, ci becchiamo. Oh, porca, pure la mappa bella. Bella questa mappa. No, ero sarcastico io, Delta. È la mappa in cui Bean era realistica, fece 12 kill. Ah, e avevo capito, ma non siamo in realistica, purtroppo. E qui vi ricordo che se giocassimo qui in realistica avremmo la gente con i visori termici. Esatto, sì. Quindi no, se non ce li hai no, se non ce li hai sì, ma finché non ce li hai no. Andiamo in B? Ah no, ovviamente andate in A. No, guardalo che bello nella sua infinita, adesso si rompe perché è andato avanti. Dove andate ragazzi? E a quanto pare che vi fosse andato in A e quindi andiamo in A. In A 5, ok. Bello, ok. Guarda, che vieni in Delta. Aspetta, cerco di raggiungerti. Sono veloce col patton. Guarda che arrivo anch'io, devo solo capire la strada. Tutto. Non solo della guerra, ma di tutte le guerre. Aspetta, perché prima che ti distruggono, non andare al fronte, voglio vedere prima. Porca palla. Hai fatto tutto il giro. Un Leopard 1, ho paura, c'è un Leopard 1. L'M48, vabbè, sì, è solo un 1 più di me, va bene. Io sono 47 e lui è 48. E con ciò? Dove vai, Grimus? Fai a posto. Che fai in giro. Ah, salve. Sto arrivando. Guarda che bello. Guarda che bello. Sto arrivando. Guarda come bello. Guarda che bello. Perché non è che perché sei più pesanti allora mi viene addosso e mi picchi, scusi. E mi picchi con questa cosa, col sauna. Guarda che c'è un mouse che ti sta guardando brutto là. No, ma... Ciao ragazzi, eccomi. Dov'è? Dov'è Delta? Solito. Di 34-57. Sono questo è più... il KV2, sono sicuro che il KV2 può ammazzare tutti sti carri qua. La madonna che... Posso dire che io sono... Questo è il mio carro più forte che abbia adesso. Questo è e più quanto forte. È contro? È 4.3. O 4.0, non mi ricordo più. Guarda la porca. Porca palletta. Scusa, Grievous, perché vai in retromarcia? Uh-huh. Già che è matta quella casa lì. Sì, ma perché fai tutti questi gironi? La casa più matta del Reich. Comunque lui deve andare in prima linea, essendo che... Cos'è quel co... Ah no, minchia, mi sono spaventato, cazzo, un carro alleato. Fuori della no, guerra. Ma cos'è quell'essere là, un T-32? Ma cos'è un T-32? Non lo so. È sceso in qualità. Madonna, ma tu mi passi sopra! Guarda, hai visto il tuo cannone, guarda. Vai limbo Delta, vai limbo. Aspetta.
Vabbè, la smettiamo. Oh, guarda, 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 la primo bottino della giornata. Perché ho poco? 40, buonanotte. Quanto, oh, quanto scommettiamo? Dove sei? Quanto scommettiamo che muore subito? Dici il mio primo bottino. Ho paura anch'io. So che ci siamo anche noi qui. Oddio, mouse. Delta, non uscire di qua. Delta, non uscire qua dove sono uscito io. C'è un mouse, vuoi uccidere un mouse? No, lui è andato già via dritto, dove sta andando lui? Cazzo. Lo so. Perché questo coso non riesce a fare le scale? Perché già è più grosso di te, è pesante. Madonna, che Madonna, colpo. Madonna, mi ha sparato il mouse e sono sopravvissuto. Sono molto felice. Aspetta, mo passo io. Ciao mouse. No, Delta, non passare, Delta, non passare, per Dio. Vabbè, infatti non portare. Aspetta che giri la torretta, te lo dico io quando andare. Ha sparato, ha sparato. Sì, ha sparato, sì. Si ricarica. Colpito. Retromarcia. Colpo, ma non ho fatto un cazzo ovviamente. Ha sparato di nuovo? Sì, ce l'ha con un altro, ce l'ha con un altro. Morto, no, ancora vivo. Minchia, ha mancato il colpo. Oh, gli ho rotto un cingolo, gli ho rotto un cingolo. Aspetta che si è girato, ci sta guardando brutto. No, non sta guardando te, sta guardando il Amax sta guardando. Il francese, francese. Sì. Tutti odiano i francesi. Colpo critico. Ma non gli fai un cazzo a sto coso. Oddio, si è girato. Scuscia, me ne vado. Esatto, bravo. No, punta a me, ha visto, non ha visto. Ma cazzo, non gli faccio niente con i sabot, porco Giuda. Come cazzo lo tiro giù quel coso, frontalmente? Grievous. Ah, ma Grievous è morto. Sì, subito al primo colpo. Ma io sono fortissimo. Boom, è il più forte ace. Ha sparato. Non me la posso prendere. Mi ha battuto un altro. Non gli faccio un cazzo, Grievous. Cosa devo fare per tirare? Colpito, ha mancato. Chiedere che un altro mouse arrivi. Però. Spara. Ah, vabbè, già qualcosa. Qualcosa dice che ha finito in munizione. Madonna, mi ha colpito, ma sono vivo. È morto. Oh, grande. Morto. Ora, che ne dici di curarmi? Qualcuno l'ha chiesto, è morto. Ma Delta, io cosa ti tieni premuto, io non posso fare nulla, quindi. Ma io non ho i pezzi di cambio, Delta, forse questo non ti è chiaro. Vabbè, ho capito da sti cazzo, vado a modo mio. Io non ho i pezzi. Oddio, un altro Yacht Tiger, ma allora il mondo ce l'ha con noi, dillo. Vabbè, il gioco è bello. Dillo, mondo. Vabbè, il gioco quando è bello è bello. No, ma spero. Uno Yacht Tiger. Eccolo là, arrivato. Tira giù quello Yacht Tiger, tu hai un coso. No, ha battuto, vieni. Come hai abbattuto? No, non qualcosa? Io, però. Ah, un altro mouse. L'ho colpito anch'io dopo che era esploso. Quindi... Oh, che cazzo era quel? Un cariote? Non lo so. Cos'è un cariotir? Non lo so. Io ho letto. Oddio, c'è roba brutta la Grievous. Senta. Sono molto piccolo, quindi non mi vedono. Quel cazzo non mi vedono. Sì, ne vedono e come? Ciao. Aspetta, posso fargli il giro? Faccio il giro. Faccia follia. Grievous, distruggili. Andiamo a pezzi, cazzo. Questo qua continua a tagliarmi la strada. Ma chi è questo qua? Lo uccido io. Aia, mi hanno rotto qualcosa. Cos'è che mi hanno rotto? Ok, colpito. Cavolo, MA8A42. Madonna, che cacchio sei? Un codice fiscale sei? Tipo me, ma ci ha creduto di più lui. Okay. Io sono M47 solo, lui è M47. Ah, ho sbagliato io, il T3457 è 4.7, errore mio. Lui è me, ma coi soldi. Ok, comunque hai capito che il mio era un 4.7 di livello, ecco. Il più forte che ho è di un 4.7 di livello. Beh, per lui non l'abbiamo vinto, dai. Beh, è bello quando il mouse mangia i colpi e rimane lì fermo. Quanto è bello come il mouse ha piato un ammazzato quello precedente. No, quello era lo Yacht Tiger ha piato una bella ammazzata. Ed è stato, beh, la buona notizia è che non sono morto neanche una volta. Quella cattiva che non è uscito neanche uno. Ma perché in combattimento urbano quel carro è inutile praticamente. Cioè. Vabbè, non è credo che sia quello il vero concetto. Noi avevamo un carro... Ma no, sì, non lo porti lì in un combattimento urbano dove lo possono colpire al fianco. Cioè, lo Yacht Tiger a 3 km di distanza distrugge tutto praticamente. Sì. Caricamento contenuti, che cos'è questo? Per ogni cosa mentre le cose soffrono, perché non possono cecchinare lui, perché non ha portato decisamente maggiore. Allora, nei manuali di ingaggio dicevano che distruggeva il Sherman a tipo paura. 3 o 4 km di distanza. Porca puttana. E i Sherman potevano andare a un metro da davanti al suo scafo col cannone, sparargli e non fargli niente.
Madonna. Dio buono. Io la stacco qui comunque, ragazzi. Qui è il 38, passo e chiudo. Bella, ragazzi. Prossimo camp group. Camp group. Già. Yeah.